qui, io è venuto a parlarvi di Dante, voi venire ad ascoltare queste storie dell'antichità. Ecco, usiamo un po' l'immaginazione, usciamo dalla realtà per un secondo e immaginiamoci di tornare nella Firenze del 1300, in un luogo, anzi, nel centro, nel nucleo della Firenze del 1300, dove si riunivano i priori, e ascoltare una voce che diceva: a favore della maggior parte dei cittadini della città di Firenze, che desiderano aspirare alle virtù, quanto anche per i loro posteri e discendenti, essere istruiti nel libro di Dante, dal quale, tanto nella fuga dei vizi, quanto nell'acquisizione delle virtù, quanto nella bella eloquenza, possono anche i non grammatici essere informati, con reverenza supplica voi, signori priori delle arti del comune di Firenze, che vi preoccupiate di provvedere opportunamente e di fare solennemente approvare che voi possiate scegliere un uomo valente e sapiente, bene dotto nella scienza di questo tipo di poesia, per il tempo che volete, non maggiore di un anno, perché legga il libro che volgarmente è chiamato El Dante. Nella Firenze del 1300, El Dante era la Divina Commedia, e lo stesso Boccaccio, colui che poi darà questo titolo divina alla commedia di Dante, si mise a leggere. Per primo arrivò fino intorno a questi canti dell'inferno in Santa Croce, a leggere pubblicamente e a commentare i canti di Dante. Fu il primo. E da allora che portiamo avanti questa tradizione di leggere e portare tra la gente, da gente alla gente, agli altri uomini, come Dante stesso voleva. E questo canto ha la particolarità, come hanno fatto notare prima Benito, di trovarci in un registro linguistico differente. Entriamo in quella che io amo chiamare la lingua dell'inferno. Sembra quasi che Dante sia ancora sulle spalle di Gerione e, avvicinandosi in questo baratro, possa descrivere tutto quello che vede. Vede questi ponti che cavalcano, valicano queste valli, sprofondando poi dove il pozzo vaneggia per dirigersi nel buio dell'inferno. E così, parallelamente alla descrizione fisica del paesaggio dell'inferno, la lingua di Dante diventa sempre più cupa, rigida, queste rime così volgari, così forti, che ci fanno quasi sentire la puzza, il sordito. È proprio così che il volgare di Dante arriva dal sordido all'apice del sublime. È meraviglioso come Dante, attraverso la lingua, possa farci ammirare paesaggi meravigliosi dell'immaginazione, di questi luoghi fantastici che ha visitato, e paesaggi dell'anima dei personaggi che ha incontrato, e che anche noi rivediamo quasi in queste rime, in questi dialoghi serrati tra Dante e i suoi nemici o amici. Ed è proprio questo variare della lingua, così come lo definiva Contini, multilinguismo e plurilinguismo di Dante, quasi che abbia inventato tante parole. Forse sì, ne ha inventate molte, e però altre le ha fatte diventare di uso comune. Latinismi, che erano magari comuni all'epoca e lui li ha volgarizzati, oggi sono parole di uso comune. Ad esempio, lieto, eccellente, egregio, sono tutte parole che non si usavano e che pure oggi noi conosciamo. Mi piacerebbe fare due esempi, proprio di questi due estremi opposti della lingua di Dante. Partiamo qui dall'inferno. In questo canto emerge un linguaggio quasi tecnico, come molte volte emerge della scienza, ad esempio dell'ottica, molte volte soprattutto nel purgatorio e nel paradiso. Sì. E mentre nell'inferno vediamo quasi un linguaggio anatomico. Vedremo nei canti successivi, quando vedremo dei dannati squarciati a metà da una spada dei diavoli, seminatori di discordie, Dante descriverà minuziosamente le parti del ventre,
della testa, del collo, delle membra tranciate. E qui Dante sembra ricorrere a questo linguaggio quasi nauseabondo del cibo. Lui dice: già di veder costui non son digiuno. E poi dopo il dannato gli dice: se tu già sei gordo. E nella fine Virgilio: e quinci siano le nostre viste sazie. Quindi da questo digiuno a questo essere gordo di riguardare i dannati fino all'essere sazi, quasi come se in questo canto si concentrasse tutto il male, tutto questo passaggio di lingua, anche per Dante così pesante, così difficile da descrivere. Arriviamo nelle male bolge. Sembra quasi l'inizio dei Promessi Sposi, quel ramo del lago di Como, e così anche Dante arriva e dice: luogo in inferno detto malevolge, e incomincia a descriverci queste valli, questi punti di pietra, e noi dobbiamo immaginarlo così. All'estremo invece, malgrado non sia la parola che ricorre più nella Divina Commedia, la parola che ricorre di più in assoluto è occhio e tutti i sinonimi. Infatti è proprio questo che Dante ci vuole descrivere minuziosamente, ci regala questi paesaggi sterminati della fantasia e della poesia. Ma mi vorrei concentrare sulla parola del riso, perché è una delle parole più sublimi che ci arriva a descrivere nel Paradiso. Pensate, una delle definizioni più belle del ridere ce l'ha da proprio Dante, nel terzo libro del Convivio. Dice: cos'è il riso se non una coruscazione della dilettazione dell'anima, come un elemento magico, un sigillo materiale dell'anima, un accenno appena sulle labbra di una grande gioia che invece vive, ricolma nell'anima. Ed è così che va avanti, come qui nell'inferno lentamente aveva sempre accentuato di più quanto l'essere volgare e quanto tremendo può diventare l'uomo, e lui attraverso la lingua proprio ce lo descrive in maniera così minuziosa. Allo stesso modo il riso diventa sempre più potente, quindi da cacciaguida che dice: rideva il mio tesoro in questo raggio di luce, oppure fino ad arrivare al riso dell'universo, al riso di Beatrice naturalmente. Ad esempio, una delle immagini meravigliose quando dice: io mi volsi a Beatrice e quella udio pria che io parlassi. Lui vuole chiedere qualcosa a Beatrice e lei gli risponde prima che abbia posto lui la domanda, sa già cosa vuole chiedere. E dice: io mi volsi a Beatrice e quella udio prima che io parlassi, e arrisemi un cenno. Di nuovo questo riso, quasi quel riso silenzioso che talvolta arriva nella Vita Nova quando descrive Beatrice. Ma tornando all'inferno, in una sola occorrenza compare il riso, all'inferno. Noi l'abbiamo sempre visto fino a celebrare nell'apice, nel fulgore di Dio. Eppure anche nell'inferno una volta si cita questa coruscazione dell'anima. Adesso ci arrivo subito, ma vorrei concludere con questo percorso che abbiamo fatto da Boccaccio fino a noi stasera. Una grande scrittrice, Virginia Woolf, aveva definito il leggere come parte del paradiso che noi possiamo trovare già in terra, e si era proprio soffermata dicendo che quando i conquistatori, i poeti, i grandi dell'umanità arriveranno in paradiso, riceveranno gli allori, la fama, il trionfo. Ma quando arriveranno persone comuni come noi qui stasera, coi loro libri stretti al cuore o tra le mani, arriveranno in paradiso e San Pietro si rivolgerà a Dio dicendo: quale dono dovranno ricevere essi? E Dio dirà: nessuno, hanno avuto già tutto leggendo i libri. Ed è proprio per questo. E guarda caso nell'inferno si ritrova il riso, la felicità, nel canto quinto, quando Francesca racconta la sua storia e dice: un solo punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso. Ecco, ritorna il riso e la lettura, come se anche dalle profondità dell'inferno, quando ancora un ricordo della vita può rifiorire, l'unica cosa che può donare nella vita a tutti forse un po' di sollievo dall'inferno è la lettura.
che in ognuno di noi la poesia può donare un angolo di paradiso.